Ciao a tutti, sabato alle ore 15 a Catanzaro si giocherà a Catanzaro Ternana, partita davvero difficile, avversario che è tra le prime della classifica del girone C di Lega Pro, quindi sarà una partita molto ma molto complicata, anche perché dice che il Catanzaro dopo una sconfitta vince quella dopo, quindi è il turno insomma della vittoria secondo questa statistica. Speriamo ovviamente per noi tifosi ternani che non sia vero. Per il resto partita difficile, squadra forte in entrambi i modi, anche se a Terni insomma il risultato è stato un po' diciamo diverso da come si aspettava la partita. Speriamo noi tifosi della Ternana che si ripeta sostanzialmente la partita di andata e che l'epilogo sia quello. Poi è tutto insomma da vedere, essendo il girone di ritorno un altro campionato e tutto, quindi partita difficile, bisogna stare concentrati dall'inizio alla fine, bisogna giocarla bene, speriamo che la Ternana sappia fare questa anche a Catanzaro. E mi sembra che non giochi l'Avellino, quindi c'è il potenziale più 3 sull'Avellino che diventerebbero 15 punti al posto di 12. Per il resto insomma partita da mille motivazioni, Catanzaro che la sta sentendo al massimo questa partita, vuole vincerla a tutti i costi. Noi d'altra parte dobbiamo essere concentrati, testa nel carro armato e giocare la partita come se dietro non avessimo tutti questi successi, ma fosse una partita da vincere a tutti i costi. Per il resto voglio diciamo dirvi alcune cose. C'è il rischio che si rinvii la partita successiva a quella col Catanzaro, ovvero quella di mercoledì tra 3 marzo tra Ternana e Cavese, perché la Cavese ha moltissime positività al Covid, quindi c'è il rischio che venga rinviata la partita e c'è il rischio insomma che si allunghi un pochino, si complichi un pochino il calendario delle ferie, magari con un'infrasettimanale in più. Poi si vedrà, insomma. Certo, purtroppo le positività sono tante e devono scendere di molto per poter giocare mercoledì e la distanza non è tanta, quindi attenderemo nei prossimi giorni quello che succede. Altra cosa, questa è una questione in cui molto importante, è uscita online una petizione dello stadio e diciamo ragazzi, non facciamo sostanzialmente confusione perché la petizione non è quella online, ma è quella del centro coordinamento, nel senso che il centro coordinamento Ternana Clubs, come tutti sapete, ha già lanciato una petizione e questa petizione è cartacea. Questa petizione è possibile già firmarla contattando i vari esponenti del centro coordinamento. Chi vuole aiutare il centro coordinamento nella raccolta delle firme trova sul gruppo Facebook un file PDF da scaricare e diciamo far firmare, e diciamo la petizione principale, chiamiamola così, la petizione chiave è quella sostanzialmente. Quindi cerchiamo insomma di firmare questa petizione del centro coordinamento per far sì che la voce dei tifosi rossoverdi venga presa in considerazione. Però ecco, non è quella online che per carità può servire, ma fino a un certo punto, quella che conta, diciamo, passatemi la parola e la definizione, è quella del centro coordinamento Ternana Clubs, che già è possibile firmarla. Poi ovviamente tutti i club aderenti al centro coordinamento e quant'altro, nei limiti delle possibilità, cercheranno di allestire, diciamo, di farla firmare sul proprio territorio, ma questo ovviamente si vedrà in futuro e come evolverà la situazione Covid e quant'altro. Quindi vi ripeto, contattate i vari esponenti del centro coordinamento Ternana Clubs per poter firmare la petizione dei tifosi cartacea, che è quella che viene presa in considerazione. Ovviamente su Facebook poi trovate le motivazioni per firmarla, ovviamente tutto parte dal discorso stadio, tutto parte dal discorso dei 200 posti di lavoro, tutto parte dal discorso clinica e tutto. Quindi se diciamo aprite i social, come sicuramente farete, andate sul gruppo Facebook del centro coordinamento, ma la trovate anche in tanti altri gruppi, anche Calcio Ternano per esempio l'ha condiviso e quant'altro, quindi e lì trovate diciamo tutte le motivazioni per firmare la petizione e tutto. Altre diciamo piccole cose,
se seguite insomma un po' Ternana Time, Ivano Mari e quant'altro, ogni tanto fanno qualche bellissima diretta Facebook con ospiti importanti di questa Ternana, giocatori, calciatori e altro. Devo sottolineare, è bellissimo il tributo di Ternana Live che potete vedere su Instagram, anche condiviso dall'account del presidente Stefano Bandecchi alla squadra e ai giocatori per questo anno, diciamo così, fantastico e per quest'anno meraviglioso, Marziani e quant'altro. Io personalmente delle volte mi chiedo, ma com'è possibile che i giocatori, gran parte, al di là di diversi, erano quelli dell'anno scorso, di 2 anni fa alcuni sono diventati dei marziani. Ovviamente un motivo è Lucarelli, ma ce ne sono tanti altri che ovviamente li stiamo scoprendo tutti quest'anno.